Si conclude, ragazzi, la 24esima giornata di Serie A con il posticipo del lunedì, quindi il Monday night tra Milan e Torino, dove il Milan batte i Granata per ben 1-0. Decide il gol di Ante Rebic, ragazzi, che segna per l'ennesima volta. Suo calciatore che comunque quando è venuto al Milan inizialmente, ovviamente si doveva ambientare, inizialmente non ha fatto tanto bene, però poi si vede che in crescita, ragazzi, e sta facendo comunque ottime cose, sta comunque segnando e dà tutto a questa squadra, il Milan. Milan con questa vittoria si porta a 35 punti in classifica, quindi al sesto posto addirittura. Milan, che posso dire che è ripresa assolutamente, senza dubbio, dopo un inizio di campionato malissimo, poi nel proseguo ancora molto male, e poi si sta comunque riprendendo piano piano il Milan. Nelle ultime 6 partite ha fatto 4 pareggi, scusate, 4 vittorie, un pareggio ed una sconfitta, quindi 13 punti in 13 punti in 6 partite. E cosa posso dire, ragazzi? Una vittoria che comunque è meritata, anche se voglio dire che il Torino ha dato qualche segnale di ripresa col nuovo allenatore. La scorsa partita sappiamo tutti che ha perse in casa 3-1 contro la Sampdoria, però oggi secondo me ha dato tanto spirito il Torino, ce l'ha messa tutta. Non ha fatto sinceramente quasi nulla, anzi proprio niente. Primo tempo ha giocato soltanto il Milan, non creando, diciamo, grandi occasioni, però sfrutta il gol Ante Rebic e fa 1-0. Nel secondo tempo stessa cosa. Milan che comunque si abbassa il baricentro, il Torino che ha fatto più possesso palla del Milan, però senza comunque fare nulla, prende il possesso palla, ci prova ad andare avanti, almeno a buttare la palla la palla dentro, però non ha fatto praticamente niente il Torino, ragazzi, pur avendo comunque il pallino del gioco in mano, nel senso che aveva il possesso palla, faceva tanto possesso palla, però niente di che, ragazzi, quindi 3 punti strameritati, quindi per il Milan 10 vittorie, quindi 10 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. E ripeto, un Milan che comunque sta dando fiducia. Torino che con questa sconfitta esce a testa alta perché, ripeto, ha dato tutto in campo, tanto spirito. E c'è qualcosa comunque di positivo che comunque ha reso un pochino orgogliosi i tifosi del Torino che con Mazzarri, ragazzi, erano veramente, ragazzi, veramente in 4-5 partite 21 gol, quindi una cosa a dir poco scandalosa. Quindi, cosa posso dire? Questi 3 punti danno morale comunque al Milan, che dovrà giocare contro la Fiorentina, dovrà giocare contro la Fiorentina a Firenze. Io sinceramente aspettavo comunque un risultato falso del Milan, non che aspettavo che incappasse, però non è stato così. Noi pensiamo a casa nostra, venerdì andiamo a Brescia a prenderci comunque i 3 punti, ragazzi, quindi finisce questa 24esima giornata, domani c'è anche la Champions, quindi è una settimana piena di calcio e sono tanto contento. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi e un bel commento, se non volete non fa nulla, non vi obbligo, sempre e dico sempre, Forza Napoli va giù, sempre e dico sempre, Juve merda, buonanotte a tutti.